Prima di arrivare allo scopo di questo video, cioè quello che ho messo in copertina, devo fare due introduzioni. Qualora ve lo state chiedendo, questo video non è come quello di Dreambird, il linguaggio di programmazione che vi mostrerò esiste. Ho scaricato il compilatore da GitHub, che a sua volta ho dovuto compilare, e che comunque vi lascerò il link del suo repository GitHub in descrizione qualora voi vogliate esplorare di più. Quindi passiamo alla prima introduzione. Gli ESOLANG. Un ESOLANG, o un linguaggio di programmazione esoterico, è un linguaggio di programmazione che viene fatto per sperimentare cose. E che cosa? Fondamentalmente cose bizzarre. Di solito questi linguaggi di programmazione hanno una sintassi molto difficile da capire, e questo lo fanno apposta, cioè proprio lo fanno di proposito. Uno degli esempi molto famosi, che sono certo che alcuni di voi già conosceranno, è Brainfuzz, che utilizzando solamente 8 simboli si ottiene un linguaggio di programmazione fortemente ispirato alla macchina di Turing. Ora, non voglio entrare nel dettaglio di come funziona questo Brainfuzz, perché non è lo scopo di questo video, tuttavia, questo che vedete qua a schermo è il classico Hello World. A cosa serviranno mai questi linguaggi di programmazione esoterici? A niente. Vengono fatti più per una questione artistica o di divertimento, piuttosto che per una vera e propria applicazione. Ora qualcuno mi potrebbe chiedere: è Dreambird un linguaggio di programmazione esoterico? No, perché non esiste un compilatore. Invece, per quanto riguarda i linguaggi di programmazione esoterici, tipo Brainfuck, esiste un compilatore, e queste robe che vedete qua a schermo hanno senso, almeno per un compilatore. Esiste un wiki dedicato ai linguaggi di programmazione esoterici, e Brainfuzz ha la sua bella paginetta. Ma su questo sito ci ritorneremo dopo. Questa introduzione serve a farvi capire che questa volta, a differenza del mio video di Dreambird, tutto quello che vi sto per dire, per quanto assurdo o incredibile possa essere, sono vere, vere, cioè nel senso che esiste un compilatore che genera binari su questo linguaggio di programmazione esoterico che andremo a vedere. E tra l'altro ho lui che testimonia la veridicità di questo video. Dunque, su tutta YouTube esistono diversi video che parlano di linguaggi di programmazione esoterici. Tuttavia, io non volevo portarvi quello che fanno gli altri, volevo portarvi qualcosa di unico, in particolare qualcosa di italiano. E grazie alla consulenza di un mio amico, che sono riuscito a mettere le mani su linguaggi di programmazione esoterico, tutto italiano. Ma prima di mostrarvelo, devo fare un'altra introduzione. Introduzione 2. Amici miei, è un film del 1975 diretto da Mario Monicelli. Il film narra le vicende di cinque amici inseparabili sulla cinquantina, che sono Mascetti, Melandri, Perozzi, Necchi e Sassaroli. Il film girava intorno al concetto di supercazzole. Se non sapete cosa sono le supercazzole, non è un problema. Ne vedremo in questo video una quantità smisurata. E cosa c'entra questo film con la programmazione? Beh, ora mi spiego. Qualcuno ha avuto la brillante idea di utilizzare i nomi dei personaggi di questo film, nonché le iconiche frasi, per strutturare la sintassi di un linguaggio di programmazione esoterico. Questo linguaggio di programmazione prende il nome di Monicelli, che prende il nome da regista del film, ed è stato fatto con l'aiuto di LLVM. Se non sapete cosa sia LLVM, non vi preoccupate. Qualche tempo fa ci ho fatto un video, questo qua, che potrei andare benissimo a recuperarvelo. Dunque, Monicelli ha i classici 5 tipi di dadi primitivi: Necchi, Mascetti, Perozzi, Melandri e Sassaroli, che in ordine corrispondono ai seguenti tipi di dado in SI99: Int, Char, Float, Bool e Double. Come si faranno mai le stringhe? Non lo so. Non c'è alcun riferimento su GitHub ad array. Ed essendo le stringhe array di caratteri, penso che non si possono fare, anche perché il classico esempio di Hello World si fa stampando ogni singolo carattere a schermo. Quindi credo che non si possano fare. Per dichiarare una variabile, basta scrivere voglio seguito dal nome della variabile. Poi mettiamoci una virgola e aggiungiamo il tipo. Quindi, se voglio dichiarare una variabile intera chiamata calcola, scrivo voglio calcola, virgola, necchi.
Tuttavia, il linguaggio di programmazione favorisce benissimo che tutto quello che si scrive sia una vera e propria supercazzola. Quindi possiamo anteporre a qualsiasi variabile, in qualsiasi contesto venga utilizzata, un articolo, che può essere un articolo determinativo o indeterminativo, e potrebbe essere anche una preposizione articolata. Quindi, per rendere la frase più completa, possiamo riscrivere la nostra dichiarazione di una variabile nel seguente modo. Voglio la caccola necchi. Se voglio assegnare un valore a una variabile, anziché utilizzare l'operatore uguale, basta usare l'operatore come fosse. La caccola, come fosse 0, significa caccola uguale 0. Come se fosse antenne anche per lei, soltanto in due. Se invece voglio stampare qualcosa a schermo, basta scrivere l'espressione che vogliamo stampare a schermo, seguita da apposter dati. Apposter dati per due. Quindi se io scrivo la caccola apposter dati, mi stamperà a schermo il valore della variabile intera caccola. Per leggere i dati dallo standard input, anziché utilizzare lo scanf che si trova in C, possiamo utilizzare miporga. Miporga l'indice, eh? Seguito dal nome della variabile, quindi possiamo scrivere miporga la calcola, che mi permette di digitare qualcosa alla tastiera che verrà poi messo sulla variabile calcola. Monicelli ammette un solo blocco iterativo che riprende il ciclo do while in C. Si apre con l'espressione stuzzica. Lo vedi che stuzzica? Seguito da tutte le espressioni che vogliamo mettere all'interno del loop e si chiude con e a bremature anche se... Bremature anche. E da questo punto in poi possiamo mettere la nostra condizione. Il linguaggio di programmazione ha alcuni operatori che sono molto semplici. Più o meno per diviso, per le quattro operazioni base, che tra l'altro non scrivono con i simboletti più o meno, ma proprio più, cioè PIU. Poi abbiamo maggiore di, minore di, maggiore uguale a oppure minore uguale a. Possiamo sostituire minore uguale a minore uguale di, la stessa cosa possiamo fare anche con maggiore uguale di, in base a come vogliamo costruire la nostra supercazzola. Non c'è un operatore di uguaglianza e neanche uno di disuguaglianza, ma ci sono gli operatori di shift binario, quelli che in C si farebbero con le parentesi angolare verso destra o verso sinistra in base a quello che vogliamo fare. Se vogliamo shiftare a destra la variabile caccola di due posizioni, basterà scrivere caccola con scappellamento a destra per 2. Anche per 2 con lo scappellamento a sinistra? Basta sostituire destra con sinistra, quindi caccola con scappellamento a sinistra per 2, per shiftare a sinistra di 2 posizioni la variabile caccola. Non c'è un vero e proprio if statement, non c'è un vero e proprio switch statement, ma c'è un branching che ripiglia entrambi, diciamo, if e switch di sì. Inizia con che cos'è, e qua ci mettiamo la variabile. Che cos'è il genio? Poi mettiamo le nostre condizioni più o meno in stile switch, e il caso di default si chiama terapia tapioco. Sono io, terapia tapioco, come se fossi antenico. E alla fine concludiamo con e velocità di esecuzione. E velocità di esecuzione. Adesso giunge il momento di vedere come si fa una funzione. Questa che vedete qua a schermo è la sintassi per dichiarare una funzione. Blinda la supercazzola. Blinda la supercazzola. Seguito dal tipo di ritorno, che possiamo anche omettere se la funzione è void. Nome della funzione. Con e la lista dei parametri che ci serve per quella funzione. E chiudiamo con o scherziamo. O scherziamo. Seguito poi da tutto quello che serve all'interno di quella funzione. La return si fa con la parola chiave vaffanzoom. E per chiamare una funzione basta semplicemente utilizzare questa sintasse. Brematurata la supercazzola. Brematurata la supercazzola o scherziamo? Nome della funzione con seguito da tutte le espressioni che vanno passate come parametri. O scherziamo serve per chiudere l'espressione. Brematurata può essere sostituita anche con prematurata. Un po' come si vuole. No, dico prematurata la supercazzola. I commenti iniziano con la parola bituma. Se fosse supercazzola bitumata. Si possono fare anche con il segno del cancelletto, quindi hashtag, ma vedremo qua uno sbotto di esempi con bituma. Dunque, ci sarebbero altre cose che possiamo vedere, ma diciamo tutto quello che abbiamo visto è sufficiente per vedere un esempio concreto. Proprio ci sporcheremo le mani, ma dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Code Academy. Io sono Valerio e oggi vediamo un linguaggio di programmazione esoterico tutto italiano. Ma
prima di cominciare io vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con tutti i video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, se apprezzate i miei video, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere il nostro primo programma in Monicelli. Questo programma non fa altro che, preso un intero da tastiera, di calcolare il fattoriale di un numero. Per chi non sapesse cosa fosse il fattoriale, il fattoriale di un numero n è la moltiplicazione di tutti i numeri da 1 fino a n, quindi il fattoriale di 5 si ottiene moltiplicando 5 per 4 per 3 per 2 per 1, che fa 120. E molto spesso il calcolo del fattoriale si può fare con una funzione ricorsiva, ed ecco qua il vostro primo programma in Monicelli. Ora, per capire questo codice mi ci è voluta una buona mezz'oretta, ma adesso io vi mostro cosa corrisponde quasi esattamente in sì. Ho messo tutto su Word e ho evidenziato le varie cose. Non sto utilizzando una sorta di highlighting nel vero senso del linguaggio, ma quello che sto facendo è evidenziare le varie parti in Monicelli e evidenziare le parti corrispondenti in sì, così cerchiamo di capirci qualcosa. Ovviamente non sembra una tale corrispondenza esiste, ma ho fatto del mio meglio. E quindi vediamolo assieme. Dunque, la prima riga del codice inizia con bitume e sappiamo tutto quello che sta dopo è un commento, quindi lo possiamo vedere con due slash e tutto questo è un commento, quindi lo possiamo saltare. Allora, abbiamo qua la definizione di una funzione che si chiama antanizzata, con un tipo di dado sassaroli, quindi è un double, e inizia la definizione con blinda la supercazzola, sassaroli, antanizzata. Qui ci sta il parametro pazienza, e poi qua c'è bitumata, lo sappiamo che bituma è un commento, quindi quello che ci sta dopo bituma lo possiamo ignorare. Quindi con pazienza, sassaroli, o scherziamo. O scherziamo fa parte della definizione della funzione, quindi lo possiamo ignorare. Quindi quello che noi serve è il nome, antanizzata, quindi qua. Sassaroli, che è il tipo di ritorno, che è un double. Double per quanto riguarda il parametro anche, e abbiamo pazienza che è il nome del parametro. Tutto il resto è commento e quindi possiamo andare avanti. Voglio il gruppo sassaroli, significa che sto dichiarando una variabile che si chiama gruppo di tipo double. Il gruppo come fosse uno, sappiamo che gli articoli come qua il gruppo voglio il non fanno nulla, quindi possiamo ignorare. Gruppo come fosse uno significa gruppo uguale a uno, semplicemente. Cos'è la pazienza? Sappiamo che è un branching, quindi questo lo possiamo vedere come se pazienza è uguale a uno, perché il primo caso è questo. E qui abbiamo questa espressione che è il gruppo come fosse due con scappellamento a destra per uno, che semplicemente significa gruppo uguale 2 shift a destra di 1. Chi non lo sapesse, fa lo shift a destra di una posizione significa dividere per 2. La stessa cosa, fare lo shift a sinistra di 1 significa moltiplicare per 2, perché siamo con i numeri binari, ovviamente. E quindi fare lo shift a destra di 2 di una posizione significa come se fosse dividere 2 per 2, quindi ci dà 1. Quindi questa parte poteva essere semplicemente gruppo uguale a 1, ma ovviamente chi ha fatto questo programma voleva questa poesia, perché ovviamente dire tipo il gruppo come fosse 1, che già era tipo qua, e dire il gruppo come fosse 2 con scappellamento a destra per 1 suona meglio. Qui abbiamo un else, che in Monicelli si dice con o terapia tapioco, il gruppo come fosse prematurata la supercazzola, antanizzata con pazienza meno 1, o scherziamo per la pazienza. Che significa sto coso? Else, gruppo come fosse significa semplicemente gruppo uguale, prematurata la supercazzola antanizzata significa che sta chiamando la funzione antanizzata, quindi calcoliamo il fattoriale in maniera ricorsiva. E praticamente alla funzione passiamo pazienza meno 1, perché ovviamente dobbiamo passare il n meno 1. O scherziamo, semplicemente fa parte della sintassi per chiamare una funzione, quindi tutto questo qua corrisponde semplicemente a questo. E poi ovviamente dopo questa chiamata di funzione abbiamo per la pazienza, che è semplicemente per la pazienza. E velocità di esecuzione serve per chiudere un branching. Tutto quello che sta dopo sono solamente commenti, perché tutto inizia con bituma. Non è importante se qua non c'è uno spazio, anche dov'era? Anche prima, qua,
non c'era uno spazio, però inizia con bituma, non è importante, spazio, non spazio, è tutto commento. Vaffanzoom, il gruppo, significa che sto restituendo il risultato di gruppo, quindi il gruppo lo mettiamo qua. Lei ha clacsonato. Lei ha clacsonato, mi sono dimenticato di dirvi, che corrisponde al main fondamentalmente. Qui dichiaro due variabili, chiamato vice sindaco e numero, entrambi necchi, quindi interi, come ho fatto qua. Mi porga il numero, significa prendo un numero dal standard input. Bitumando il vice sindaco, dico bitumando, è un commento per amplificare meglio la supercazzola. Il vice sindaco come fosse un numero, quindi assegno numero al vice sindaco. E poi abbiamo qua prematurata la supercazzola antenizzata con il vice sindaco scherziamo a poster dati. Tutto questo è commento, quindi possiamo ignorare. Cosa significa quest'altro? Come abbiamo visto poco fa, prematurata la supercazzola serve per chiamare la funzione, quale in questo caso antenizzata, in cui possiamo come valore il vice sindaco, che è questa variabile qua. Certo, ovviamente qualcuno potrebbe dire non abbiamo bisogno di due variabili, eccetera, 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 ma il codice è questo, io ve lo sto semplicemente commentando. Bellissimo! Avendo acquisito tale conoscenza, pensavate che io non abbia creato un programma tutto mio che devo solamente basarmi sugli esempi? Ma ovviamente ne ho fatto uno. Trovare un esempio, visto che mancano molte cose tipo gli array, non è stato facile. Però l'ho trovato. Quindi quello che farò è che vi mostro un programma che, preso un numero intero, ne inverte le cifre. Quindi se passiamo il numero 1, 2, 3, dobbiamo ottenere 3, 2, 1. Trovo l'esempio bello fatto su Programmits, ma è fatto in C. E voi potete pensare, bene, già ce l'hai, basta semplicemente riconvertirlo in Monicelli. Non è così semplice, perché codice in C contiene alcune cose che Monicelli non ha, tipo l'operatore modulo, il while e l'operatore di diverso, quindi l'operatore di disuguaglianza. Vabbè, il while lo possiamo semplicemente convertire in do while e ci siamo. E l'operatore modulo? L'operatore modulo qua è complicato. Dunque, che cos'è l'operatore modulo? È il resto della divisione tra due interi. In C e linguaggi simili, la divisione tra due interi è un numero intero. Quindi, se faccio 72 diviso 5, darà risultato 14 e non 14.4. Ovviamente 72 e 5 devono essere interi. Tuttavia, se faccio 14, ovvero il risultato della divisione, moltiplicato il divisore 5, ottengo 70. E se prendo 72 e faccio 72 meno 70, ottengo 2, che è il resto. Quindi il resto, in qualche modo, posso creare una formuletta, che tra l'altro è quella formuletta che vedo qua a schermo, per ricalcolarmi il resto. Quindi prendo i due numeri, li divido, poi li rimoltiplico per il divisore, che non otteniamo lo stesso numero perché è una moltiplicazione fra interi, e misuro lo scarto fra il numero originale e quello che ho ottenuto da questa operazione, e quello è il resto. Wow! Posso creare questa espressione in Monicelli, tuttavia Monicelli non ha le parentesi e quindi, non avendo le parentesi, non so bene che tipo di priorità implementa fra i vari operatori. Quindi quello che ho fatto è ho diviso questo calcolo del resto in diverse righe. Ho dovuto sostituire l'operatore di disuguaglianza col maggiore di. Vabbè, un piccolo dettaglio. E questo è il mio codice in Monicelli e ve lo leggo perché è pura poesia. Blinda la supercazzola Necchi, invertita con mal di testa Necchi, o scherziamo? Voglio il resto Necchi, voglio la divisione Necchi, voglio il risultato Necchi. Il risultato come fosse 0, stuzzica divisione come fosse il mal di testa diviso 10, resto come fosse 10 per la divisione, resto come fosse il mal di testa meno il resto, risultato come fosse il risultato per 10 più il resto. Il mal di testa come fosse il mal di testa diviso 10 è bramaturata, anche se il mal di testa è maggiore di 10. Vaffanzoom il risultato. Lei ha clacsonato? Voglio il disagio, Necchi. Mi porga il disagio. Prematurata la supercazzola, invertita con il disagio. O scherziamo? A poster dati. Perfetto, riprendiamo, prendiamo questo codice, lo mettiamo in un file, lo compiliamo e funziona. Cioè, una supercazzola può diventare un simpatico programma. E come mai non vi ho fatto vedere il classico Hello World? Perché, come vi dicevo poco fa, bisognava stampare ogni carattere singolarmente perché non abbiamo le stringhe. E invece io qua ho creato una bellissima poesia. Purtroppo questo linguaggio di programmazione non viene riportato nelle pagine Wikipedia su Esulang. Tuttavia, ha la sua bellissima paginetta sul wiki Esulangs. E qua potete vedere l'esempio di come si fa Hello World.
E da questa stessa paginetta apprendiamo il nome del suo creatore, Stefano Sanfilippo, e lo ha fatto nel 2014. L'ultimo aggiornamento che vediamo qua su GitHub risale a 10 mesi fa, quindi neanche tantissimo tempo fa. Ringraziamo Stefano Sanfilippo per il suo lavoro e io vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti la vostra supercazzola. Io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!